Allora, ci siamo, buongiorno e bentrovati. Presentiamo oggi una nuova iniziativa, Decanto, già dal logo di cui sono sfacciatamente orgoglioso, si capisce che è commistione tra musica e vini. Mi piace? Ok. E quindi brevi presentazioni sull'aspetto artistico e sull'aspetto, diciamo, enogastronomico. Intanto è organizzato dall'Orchestra Sinfonica Rossini, però c'è una particolarità, che questa orchestra viene proposta in tante piccole formazioni. Diciamo che è un'orchestra diffusa sul territorio e nel tempo, perché poi vediamo che sono 17 concerti che partono dal 21 maggio e arrivano al 29 luglio, almeno in questa prima, in questo primo step, diciamo così. E questo perché, dal punto di vista artistico, per me è importante sottolineare che un'orchestra si può esibire anche in piccole formazioni qualora i propri componenti ne abbiano la qualità, perché suonare musica da camera è rivestire il ruolo da solisti. E quindi diciamo che la fortuna che ho è quella di rappresentare un organico di grande qualità che ha permesso in questo periodo la costituzione di alcune formazioni cameristiche. E il periodo a cui faccio riferimento, a me non piace tanto parlare degli anni passati, però questo periodo pandemico si può dire che abbia qualche piccolo risvolto positivo. Uno è questo, che dovendo esibirci in piccole formazioni e dovendo pensare anche a come uscirne fuori, i professori hanno deciso di fondare tante piccole formazioni che poi hanno messo a punto nei momenti in cui si potevano vedere. Quindi da questa potenzialità dell'Orchestra Rossini, dal valore dei propri professori, da questa esigenza del momento di suonare in piccole formazioni e soprattutto dalle direttive, diciamo, dalle indicazioni che fortemente ha voluto la Regione Marche sulla valorizzazione dell'enogastronomia, del territorio, e ovviamente della cultura, abbiamo pensato a questa idea di fusione. E ne viene fuori un cartellone musicale e di degustazione di 17 concerti, tutti differenti. Principalmente in questa fase sono attorno a casa dell'orchestra, quindi nel Pesarese principalmente, però abbiamo già dato la disponibilità a organizzare anche in altri territori perché noi si possa essere un riferimento, che questa iniziativa possa davvero essere sviluppata su tutto il territorio regionale. E termino dicendo che c'è stato un importante preambolo a questa iniziativa. Noi avevamo sentito anche dal vicepresidente Carloni negli stati generali del turismo, no? La voglia di sostenere questo comparto, e avevamo l'idea che nel nostro territorio ci fossero aziende importanti. E allora il nostro referente Bruno Maronna ha preso le chiavi della macchina e ha girato tutto il territorio. Questa, secondo me, è una cosa interessante, perché spesso noi organizzatori lavoriamo molto in remoto. Invece, in questo caso, lui, gli va dato merito, ha visitato tutte le cantine che vedete e altre che hanno aderito quasi tutte. Però ne ha visitate davvero tante e ha fatto un percorso di bellezza. Mi ha riportato della bellezza dei luoghi, della bellezza dei prodotti, per cui io lascio a lui la parola e a lui anche il compito di dire che ci sono anche degli artisti extra orchestra, dei sostenitori, e quindi lascio al maestro Maronna il compito di continuare. Grazie. Allora, lo spirito che mi ha spinto e ci ha spinto come Orchestra Sinfonica Rossini non so come ci ha spinto a portare avanti questo progetto, a svilupparlo, è stata proprio l'idea della bellezza del nostro territorio e del valore e delle eccellenze enogastronomiche che ci sono nella provincia di Pesaro, ma in tutta la regione. Per quest'anno ci siamo limitati alla provincia di Pesaro perché per noi è un mondo nuovo, è un campo nuovo e quindi volevamo entrare insomma in sordina. Chiaramente già dal prossimo anno prevediamo di allargare
alle altre province, in particolare alla provincia di Ancona, che è nostra vicina. Quindi l'idea era di promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio. Poi abbiamo scoperto che proprio appunto l'assessore all'agricoltura Carloni aveva realizzato, è stata approvata in regione la legge sulla promozione enoturistica, e di conseguenza abbiamo capito subito che eravamo anche in linea con il programma, con le idee, con le linee della regione Marche. Devo dire che c'è stata subito un'adesione importante da parte delle aziende, perché ne abbiamo visitate 25 più o meno e già 17 sono state inserite nel calendario. Le altre probabilmente già dal prossimo anno sicuramente saranno coinvolte. Sicuramente questo progetto, la novità di questo progetto sta proprio nel fatto di aver unito le diverse cantine in un'unica iniziativa, perché è vero che le singole cantine fanno promozione attraverso degustazioni, cene in vigna, anche concerti, qualcuno fa concerti, però un'unione di tutte le cantine in un'unica iniziativa per la regione Marche, che sia un unicum. Siamo molto contenti, insomma, di aver iniziato un percorso di questo tipo. Gli artisti, come diceva il presidente Cialucci, sono che parteciperanno a questi eventi, sono in genere dell'Orchestra Sinfonica Rossini, ma non solo, perché avremo un ospite d'eccezione, un'eccellenza mondiale, che è un amico dell'orchestra, si chiama Nicola Laimo, un baritono di fama internazionale, che risiede tra l'altro a Pesaro, quindi per lui fortunatamente era a Pesaro in quel periodo, ed è stato felicissimo di poter partecipare con gli amici dell'Orchestra Sinfonica Rossini agli eventi dell'orchestra. Il format dell'iniziativa è molto semplice, perché avremo una degustazione sia di cibi che naturalmente di abbinamenti con i vini, e a seguire un concerto. La cosa che abbiamo voluto in particolare è stata quella di comunque che ogni titolare di azienda presentasse i suoi prodotti, naturalmente in maniera molto sintetica, breve, però insomma faceva piacere che il pubblico che veniva lì non veniva solo per il concerto, per gustare così, ma anche per capire insomma il tipo e la qualità di produzione che viene portata avanti da ogni azienda. E un'altra particolarità che ho riscontrato è che quasi tutte le aziende, il 90%, sono non solo produttrici di vino, ma sono vere e proprie aziende agricole che producono grani, anche grani antichi, miele, conserve di pomodoro, di qualsiasi cosa, insomma. Quindi tutto ciò che riguarda l'agricoltura e le produzioni biologiche vengono messe in campo in questo caso. E un'altra ultima cosa, dico brevissimamente, siccome per noi questo era un mondo nuovo, quello dei vini, anche se magari ci piace bere, però insomma, non siamo esperti di enologia, ci siamo sentiti insomma di avvicinare un esperto, che è stato l'organizzatore della staffetta del Giarchello, Raffaele Papi, col quale collaboreremo in due iniziative, dall'azienda agraria Fiorini e da Cigliano, a Isola di Pano. Queste sono le due particolarità. Di questi 17 concerti, finisco, ce ne saranno due, uno da Oasi Oikos e l'altro dall'azienda Girolamoni, che non sono proprio aziende, che non sono aziende vinicole, che però abbiamo coinvolto, perché comunque sia Girolamoni è un'azienda, un'eccellenza del nostro territorio, e avevamo piacere insomma che il luogo, che è meraviglioso, incantevole, venisse conosciuto anche dal pubblico dell'orchestra. E da Oasi Oikos, perché è anche un sostenitore dell'Orchestra Sinfonica Rossini e ha un terreno meraviglioso sulle colline del San Bartolo,
e quindi abbiamo voluto inserire questo concerto nella nostra rassegna. L'ultimissimo, perché non lo sto dimenticando, l'11 giugno ci sarà Cali City a Pesaro, che non fa parte della nostra organizzazione, ma l'11 giugno l'abbiamo voluto inserire perché c'è una collaborazione con APA Hotel di Pesaro e il Comune di Pesaro. Basta. Grazie. Allora sentiamo Oiko. Sì, bisogna prendere. Sì. Buongiorno a tutti, sono Cristiana Antoni, sono responsabile di comunicazione con Joicos, sono venuta perché abbiamo accolto le condanne Gioia la partecipazione a questo bellissimo evento e perché Joicos già l'anno scorso ha collaborato con l'orchestra Sinfonica Rossini, stessa all'interno di un evento di concerto. Durante un evento che per noi quest'anno sarà un intero, che si chiama il Festival, dove anche noi andiamo a promuovere la riserva del San Bartolo, dove faremo un'attività legata alla salvaguardia dell'ambiente. In occasione del concerto del 2 giugno, dalla declinata di questo concerto, anche una tematica oggi del popolo italiano, in occasione della festa della Repubblica, che sarà il concerto della pace, dove faremo questa performance insieme all'orchestra Rossini. E quindi insomma, speriamo che questa collaborazione continui e siamo contenti di esserci. Grazie. Vado io. Sì. Sono rimasta io. Bene, allora intanto complimenti per questa iniziativa che come Regione Marche ovviamente sosteniamo perché è proprio in linea anche con la nostra visione di promozione dei nostri prodotti enogastronomici attraverso anche la cultura. Sono dei settori che si intrecciano perché è ovvio che attraverso la cultura possiamo veramente dare un valore aggiunto alle eccellenze del nostro territorio e questo lo abbiamo fatto per esempio anche con il Festival dei Borghi, Marche Storie, che rientra nella legge dei Borghi, che quindi vede i vari settori interconnessi tra loro, perché anche in quel festival non c'è solamente lo spettacolo, ma c'è il coinvolgimento anche di tutti i produttori agricoli, le cantine, vinicole e l'artigianato locale. Quindi ecco, promuovere adesso il vino attraverso la musica, poi è un abbinamento veramente perfetto che si sposa benissimo. E quindi è un'iniziativa sicuramente importante per promuovere le nostre eccellenze, delle nostre cantine, perché sappiamo anche che è un settore in crescita, hanno partecipato circa 107 aziende al Vinitaly, l'esportazione è cresciuta del 5,4% per un importo alto di oltre 57 milioni di euro, quindi è un settore che sta andando bene, ma che attraverso comunque questa collaborazione culturale con l'Orchestra Sinfonica Rossini, ecco, può veramente mettere ancora più in vetrina i loro prodotti, quindi il vino dei nostri produttori. Ma ecco, penso che sia opportuno ampliare sempre di più questa iniziativa a livello regionale, quindi allargarsi a tutte quante le province. Quindi intanto ringrazio per questo sforzo di mettere insieme così tante iniziative in un unico cartellone, perché anche quello è importantissimo, perché come ricordavano, magari le cantine già fanno degli incontri connessi con iniziative culturali. Però il fatto di mettersi in rete ovviamente dà forza, si rafforza non l'altro. E soprattutto è importante che a valorizzare, che a organizzare comunque il tutto ci siano anche dei soggetti culturali marchigiani come l'Orchestra Sinfonica Rossini. Quindi ringrazio il Presidente Salucci, ringrazio veramente tutti coloro che hanno collaborato
alla creazione di questo importante evento, che sono sicura che riuscirà benissimo, e quindi magari sarà anche l'occasione, insomma, per gettare appunto le basi, come dicevo prima, per ampliare la raggio d'azione a livello regionale. Grazie. Perfetto. Io, prima di chiedere se ci sono domande, saluto il presidente degli Amici dell'Orchestra Rossini, Pamela Salucci, che è un cognome noto, che è qui con noi, perché noi abbiamo un'associazione che sostiene e divulga le nostre iniziative, è molto numerosa, e quindi ci garantisce anche un certo seguito alle stesse. Grazie di aver partecipato. Grazie e buongiorno a tutti. L'obiettivo quindi di farlo diventare un festival a carattere magari anche interprovinciale, cioè non tutto regionale, insomma, cioè ampliarsi le altre province. Sì, sì, ho già detto a Bruno di fare il pieno di benzina, che deve fare il giro di tutta la regione Marche, ma lui non ha, non ha problemi, è un viaggiatore. È la prima edizione? Questa è la prima edizione, sì. Mi ricorda il suo nome, per favore? Saul, Savona Ancona, Udine, Livorno, Saul Salucci. Ed è il... Io sono il presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini, Bruno Maron è referente progetto. Sì, poi dentro c'è tantissimo, per cui sarebbe un delirio entrare nei vari programmi. Quindi... sono 17 concerti e 17 cantine. Sono 17 le aziende coinvolte, le cantine. Sono 17 concerti, poi appunto il 2 giugno a Festa della Repubblica c'è un concerto in uno spazio di Oikos, quindi non è una cantina. Per cui comunque sono 17 appuntamenti nelle cantine del territorio. Perfetto. Facciamo una foto? Sì, sì.